Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Terenas, qua sempre affiancato dal carissimo Karen, direttamente dalla KitKat Break Room. Siamo arrivati al Game 3. 1-1, palla al centro tra questi Rogue e Mad Lions, che favorivano molto i Rogue all'inizio, ma ora... Sì, i Rogue si sono trovati a giocare un primo game molto lineare, ma dichiarando la loro draft, che è stata poi letta dai Mad Lions. C'è stato un adattamento da un lato, un misadattamento nell'altro, perché quello che è cambiato tra la prima e la seconda draft per i Mad Lions era semplicemente un plus, era semplicemente qualcosa di solidificante sulla stessa strategia. Ne abbiamo parlato, comunque volevano giocare peeling per Jinx, accesso alla backline, Wombo con Rihanna, c'era tutto. Dal game 1 al game 2 però hanno evoluto la loro strategia, mentre i Rogue hanno purtroppo involuto la loro sezione di DPS e il come andavano a cercare di accedere alla backline avversaria. Infatti iniziamo con i nostri sì e i nostri no di oggi. Il primo sì è ovviamente Karzi. La sua Jinx ha messo giù davvero troppo danno. Davvero, davvero troppo danno, 30.000 danni in 30 minuti. Una cosa davvero incredibile da parte sua, ed è bello vedere Karzi giocare una Jinx così prorompente, qualcosa che non riesce a fermare, non riesce a arrestare. Uno, perché ti sei messo in una posizione di non poterla fermare, perché non avevi mezzi per fermarla, per ingaggiarla, per rallentarla, per stordirla in qualsiasi modo e forma. E due, perché finalmente Jinx, l'hai sottolineato tante volte tu, ma sono contento anch'io di rivederla in competitivo. Jinx è così divertente da vedere, quando parte in quarta che snowballa non la fermi più. È una per carry, ma in quanto tale ha bisogno di protezione. Infatti il nostro grosso secondo sì affianca Karzi su quella corsia inferiore ed è Kaiser. Kaiser con un KD eccellente, una kill participation e ovviamente gold deficit, perché stiamo parlando di un Kaiser che nel ruolo di supporto ha dovuto affrontare Fasting Senna. Quindi il supporto avversario stava farmando, è normale vedere quel valore che è un po' fuorviante. Lo so che la regia Riot in questo vuole mettere giù tutte le statistiche come si deve, ma non è una statistica da considerare quella. Non troppo almeno. Ma è il momento di passare ai nostri no del match, perché sì, abbiamo dei forti no da dichiarare. Odoamne purtroppo sì, abbiamo parlato tanto della Gore Drinker e la risposta finale è bocciato. Inutile, purtroppo non poteva fare niente come Aatrox, perché non aveva quella funzione di spezza passi che rallenta tutti ad area. Sì, ha perso questa partita 3 volte Odoamne, perché ha perso la partita in quanto tale, ha perso la sfida contro Boris e ha perso la corsa verso il mio cuore, perché comunque Odoamne è un giocatore che apprezzo tantissimo, ma ogni tanto alcune scelte sacrificano molto il suo livello di impatto, e l'abbiamo visto, come potete vedere voi stessi da quelle che sono le statistiche che parlano in maniera abbastanza chiara. 2 morti isolate per lui sulle 4 che ha totalizzato, con una sola uccisione che è quella che poi è andato a prendere con il TP in early game, quindi un'uccisione fine a se stessa perché Armut l'ha scambiata col TP subito dopo. Il nostro secondo no invece riguarda la giungla dei Rogue e abbiamo Inspired, che voi vedete queste statistiche e giustamente dite: che cosa c'è di no in questo? Il pick con il quale ha portato a casa queste statistiche. Quel Graves purtroppo non era la chiave di volta corretta per permettere ai Rogue di giocare, e passare da un tank da ingaggio aggressivo ad un tiratore in giungla è quello che ha fatto piegare alla pressione di quella Jinx la formazione dei Rogue nella loro totalità. Quindi il no non va a Inspired in quanto giocatore, in quanto uomo, ma a quello che quel Graves voleva fare e non è riuscito a fare nella partita di prima. Praticamente questa immagine, questa grafica è perfetta per quando devi fare uno screenshot, metterlo sul gruppo community solito su Facebook o su Instagram. E il team non me follow. E il team non me follow, hashtag se sei forte sali è una menzogna, perché hai statistiche fantastiche, però purtroppo hai un pick che non serve a niente in questo caso. Ed è stata una condanna a morte, perché con Udyr sei stato fondamentale e con Graves, bellissime le azioni solitaria, bellissime le solo kill trovate, non ti hanno portato poi a vincere il game. Vedremo questa terza partita come andrà. I Rogue dalla scelta tornano blue side, quindi i lati della mappa rimangono quelli che abbiamo visto. Però adesso è necessario andare a cambiare draft. È necessario andare ad impostare qualcosa di un pochettino più solido per quanto riguarda il peeling verso i propri carry. Magari dare ad Ansama qualcosa di diverso da Senna. Penso che i Mad Lions, nel lasciare Senna disponibile per 2 volte, trovarsi a giocare contro Senna Cho'Gath, abbiano anche cercato di baitare gli avversari in quel mismatch-up contro Jinx. Anche perché l'abbiamo visto, quando Jinx e Senna hanno lo stesso livello di risorse, se Jinx lavora meglio di Senna. La differenza nel game 1 non era il matchup tra Jinx e Senna, ma il fatto che Azir stesse costantemente one-shottando Jinx. In questa partita Jinx aveva più peeling, aveva più spazi, aveva soprattutto meno minacce dall'altro lato. Quindi vedremo come andrà. Sono curioso anche di vedere se i Mad Lions cercheranno di adattare ulteriormente la draft.
ma probabilmente stavolta si troveranno bannato Thresh, perché nella partita precedente e in quella precedente ancora Jinx era stata abilitata da Thresh sulla corsia inferiore, perché Jinx è comunque un hyper carry che ha bisogno di protezione e per tenerla protetta hai bisogno di qualcosa di dedicato. Non è un caso che dico che Jinx sia la versione sotto steroidi di Aphelios. Ha gli stessi pregi ma anche gli stessi difetti. Immobile, ha bisogno di prendere vantaggio nei teamfight per poter lavorare e ha bisogno che qualcuno glielo permetta. Beh, andiamo a scoprire insieme quale sarà la draft, signore e signori. Ma prima Fonzi's Prediction. Adesso sono tornato a dare fiducia più certo sui Mad Lions. Te invece torni sui Rogue ancora una volta. Sì, sono convinto che i Rogue riescano a imparare dalla partita precedente. Anzi, sono quasi più convinto dei Rogue in questa partita che in quella precedente. Perché, come già detto, nel momento in cui stai vincendo in una serie, spesso e volentieri torni su quello che hai appena piccato. Sai benissimo che nei playoff non è necessario dare subito informazioni, ma quando tiri fuori le informazioni è perché è necessario. Che sembra semplicemente una tautologia. Sì, dalla frase precedente, ma vuole semplicemente fare da ponte verso quella che è la partita. Mi aspetto una draft diversa. Assolutamente diversa, poco ma certo. I Mad Lions li abbiamo visti prima e avevano una risposta chiara. Quando hanno visto di nuovo quel pick di Senna, stavano ridendo, tipo ci sono cascati. A questo giro invece dovrai riprovare da zero, perché ora i Rogue proporranno diversamente. 100%. Gnar ancora bannato, Tristana e Jinx. Addirittura Rogue. Quanto rispetto. Ok, Karzy e Kaiser hanno un po' intimorito Ansama e Trimby. Allora, con Jinx bannata è possibile che vogliano tornare su Senna? No, viene rimossa, ok? Si sono resi conto che la risposta fosse appunto Jinx. Questo dichiara una forte cosa. Dichiara che i Mad Lions non giocano Seraphine, o che almeno non vogliono giocarla in quel matchup. Particolare come cosa. Curioso, bannato anche Lucian, tre tiratori. Siamo tornati davvero in un meta in cui devi bannare più tiratori che altri campioni? ADC Broken Roll, lo sappiamo benissimo. Ma no, come? Ho letto in community che è debolissimo la di carry, non riesce a carriare. Al momento in competitivo è davvero fantastico lo stato dei tiratori e abbiamo ascoltato diverse interviste. Una di queste arrivava anche di recente, non so se l'hai vista, l'intervista a Gubi fatta da Megalodontus. Sì. Su quello che è l'impatto delle leghe regionali in vista del Liu Masters, che tra l'altro, tra parentesi, si avvicina e inizia domani, voglio dire. Detto questo, per quanto riguarda Gubi, ha detto che l'ADC in questo momento è un ruolo davvero soddisfacente, perché si può essere i carry univoci della partita, si può determinare tutto con le proprie mani e spera che il ruolo rimanga tale. Ok, banni Thresh per lasciare aperto Hecarim. Questo è davvero curioso da parte dei Mad Lions. Ad Hecarim puoi rispondere, adesso Elioia può andare a prendere tranquillamente Volibear e avere di fianco a sé Orianna. Non è un ban obbligatorio. Il ban di Thresh considera che Sephir spiccato da Trimby avrebbe abilitato Aphelios nelle mani di Ansama, che è uno dei suoi migliori campioni in questo e nello scorso split. Avresti comunque lasciato i cancelli aperti al team nemico. Quindi sì, vai piuttosto a rimuovere Thresh tu stesso per giocarti il matchup con Tank da Chem Tank Turbo in giungla. Vediamo un po' come risponde i Rogue. Il loro B2-3 di solito è abbastanza intrigante, anche se l'abbiamo visto nel game 1. Ancora una volta Zir arriverà sulla quella corsia centrale. Secondo, terzo pick sarà Sion, che non rivela troppo perché può utilizzarlo ancora Trimby. Non ha detto, Senna. No, infatti, con Senna bannata sono abbastanza sicuro che quello sia Sion top. Potrebbe tornare Darius sulla corsia superiore, l'abbiamo visto giocare a Broken Blade. Armut potrebbe non essere da meno, ma no, sarà il suo leggendario Aatrox. Magari giocheranno Seraphine botlane come carry che non farma e Sion che farma. Direi di no, purtroppo non funziona, o meglio, non come vorrebbe quantomeno. Abbiamo quindi la seconda fase di ban con i Mad Lions, che vanno a rimuovere pick aggressivi. Si torna a bannare selettivamente la corsia inferiore, ci saluta anche Caitlyn. Tanti AD carry e poi sarà difficile capire chi proporranno. Sai cosa sarebbe davvero spicy vedere arrivare dal nulla proprio palla curva che nessuno si aspetta? Varus. Oddio. Che viene, continuano a buffarlo dall'inizio della pre-season e continua a essere così debole in solo queue. Sarebbe così funny vederlo. Io ho la teoria che tutti i pro player si sono messi d'accordo: nessuno picca Varus finché non è rotto, ok ragazzi? Praticamente è la versione
È lo shorting del meta. Sì, è lo shorting del meta, ma su Varus. Fantastico. Siamo pronti, anche perché comunque verrà buffato ulteriormente nella 11.7. Uno più, uno meno di buff, tanto ormai. Rimosso anche Kalista. Effettivamente era l'ultimo campione che rimaneva all'appello per andare ad aggredire praticamente tutto quello che Ansama sa giocare. Ma c'è Ashe. Ashe è un'ottima scelta. Hai tanta frontline, avresti DPS critico da mettere di fianco a quello magico di Azir. Hai tante fonti di ingaggio sulle quali Ashe può intervenire facilmente con una freccia di cristallo incantato. Ma i Mad Lions potrebbero giocarla loro stessi come strumento di takeaway. Il fatto che sia stata rimossa Rell fa pensare proprio che vogliano andare ad aggredire. Oh, quello è un ban di Xayah, quindi Kai'Sa a questo punto. Eh sì, ti è rimasto quello, Ashe, Sivir. Situazione curiosa dove trovarsi, vedere... Oh mamma, quanti AD carry bannati, sono 8? Aspetta, 7, sono 7. Li ho contati giusti? Sì, sì. Sono 7. Kai'Sa arriva per i Mad Lions. Dall'altro lato abbiamo già parlato. Ok, decido di lasciare la priorità ai Rogue. Bravi. Bravi in questo, perché con Rell bannata andare per Alistar significa non giocarsi praticamente neanche lo skill matchup e avere la possibilità di counterpiccare il tiratore con l'altro. Fatto che sia l'altro, Jhin è ancora disponibile. Non ci sono fonti ausiliarie di DPS per i Mad Lions, ma per i Rogue sì, c'è quella Zir. Adesso arriva Kai'Sa Lulu. Sarebbe molto carina, ma a quel punto vorrei Vayne. Come risposta da parte dei Mad Lions? No, dico Vayne di fianco a Lulu. In effetti. C'è anche abbastanza ciccia dall'altro lato. Potresti permettertelo anche un bel disengage contro Alistar, ma no. Sarà Kai'Sa e sarà Seraphine per Trimby, sembrerebbe. Vediamo se viene lockata. Over sul campione. Utilità di fianco a Kai'Sa contro Alistar. Bard? È sempre particolare. Bard? Oh, Pyke. È un over, non scaldiamoci troppo. Alla fine sarà Braum, anche lui, che è un po' assente dal meta. Rakan, più sobrio, più tranquillo. Ok. È una zona di comfort di Trimby, il suo miglior campione in solo queue, storicamente, negli ultimi 2 anni di gioco. E quindi si decide di andare per Rakan. D'altronde, Rakan contro Alistar è un perdi la fase di corsia, vinci teamfight. Rakan vuole cedere inizialmente alla sua pressione, ma obbliga gli avversari a giocare in maniera sicura. Perché è vero che Alistar può immediatamente rispondere, come dicevo, Vayne è ancora disponibile. Dicevo, è vero che Alistar può rispondere al trade-in di Rakan, ma il punto qual è? Se Alistar decide di ingaggiare, Rakan può isolare la backline nemica. Con Vayne non è così facile. Eh no, puoi spingere via, puoi rotolare via. Hanno tanta mobilità i Mad Lions e tanti modi di gestire il fight sulla corsia inferiore, ma questo si può dire un po' a tutto tondo. Intrigante idea, mi piace davvero un sacco questa draft da parte dei Mad Lions. Rogue ancora un po' passivi, almeno Inspired è su un campione che può premere fin da subito dalla giungla, ma c'è Yoya dall'altro lato con Volibear. Non solo, c'è Vayne. Vayne è la grande preoccupazione di questa formazione dei Rogue, perché Sion non riesce a tankare così tanto contro Vayne, perché è un campione contro il quale qualsiasi tipo di statistica difensiva è totalmente inutile. Danno puro percentuale è la tipologia di danno che non puoi contestare. Non importa quanto tu andrai ad iperscalare sulla tua barra degli HP, una volta che i dardi d'argento iniziano a picchiare non c'è niente che tu possa fare. E va detto che Hecarim, per ingaggiare su un bersaglio, deve vedere quel bersaglio, perché deve riuscire a mettere giù il basic per la carica in modo da sbalzare il nemico. E Vayne può rispondere facilmente a questo, riesce a trovare l'invisibilità mentre Hecarim va a caricare. Hecarim rischia di trovarsi nella scomoda situazione di caricare magari il supporto, e quello è un Alistar, non è un supporto che vuoi lanciare in mezzo al tuo team. Signori, siamo al terzo game di questa serie e cominciamo a vedere gli adattamenti, cominciamo a vedere come i due team si studiano l'un l'altro e come si adattano di conseguenza. Sì, devo dire che i Mad Lions sul proseguo delle draft mi stanno piacendo sempre di più. Ma vediamo cosa ne pensa Mac. Avevo alcune domande su questa draft. Ci sono stati dei cambiamenti sui pick dei giocatori? Puoi parlarci un attimo della prima rotazione di pick e come ti sei adattato? Non penso che la nostra priorità di pick non fosse particolarmente diversa. Sapevamo che i nostri pick potessero comportarsi bene contro i loro. Semplicemente ci siamo adattati cercando di prendere i migliori pick di volta in volta. Beh sì, Volibear è un pick che può andare ad adattarsi e creare tante azioni nelle fasi iniziali, ma parlaci un attimino di Elioia. Come vi assicurerete che Elioia possa farlo? Penso questa partita non sia così difficile. Abbiamo tanti pick prioritari in corsia. Certo, Orianna contro Azir è un pick che deve forzare la priorità, ma può lavorare molto bene con la giungla.
but he's showing up really, really incredibly well. Semplicemente, Rioja continua a giocare benissimo, si adatta così bene allo stile dei Mad Lions, continua ad applicare tanta pressione, andare in giro per la mappa a uccidere persone. Beh, abbiamo parlato molto spesso di Rioja e dell'influenza che ha in early game. Cosa ne pensi di come si sia comportato in questi primi due game? Beh, penso che nei primi due game ci sia trovato in uno di quei casi in cui entrambi i team riescono a trovare esattamente quello che hanno preparato per questa serie, quindi non ci hanno detto tanto su come potrebbe proseguire il piano di gioco in quel senso. Ma parlaci adesso del vostro piano di gioco in questa partita. Vogliamo giocare tanto attorno alla corsia superiore, intorno al duo top giungla. È un matchup che dovremmo riuscire a vincere con Aatrox contro Sion. E poi ci saranno un sacco di TP bot e da lì vedremo. Beh, a questo punto torniamo quindi effettivamente alla partita. E abbiamo avuto le impressioni di Mac su come si comporteranno questi Mad Lions. E invece così ha appena spoilerato la strategia del team agli avversari, adesso sono totalmente fregati e GGVP. Per fortuna l'abbiamo sentita solo noi, ma detto questo, prendere priorità dalla corsia superiore e trasformarla in priorità bot side. Una strategia interessante. Abbastanza semplice per quello che è l'esecuzione che si aspetta nei Mad Lions. Sì, il punto qual è? È che hai draftato priorità, l'ha sottolineato lui stesso. Hanno delle corsie molto prioritarie che vogliono permettere ad Elioia di fare il suo lavoro. Elioia è un... Allora, intanto l'abbiamo sottolineato prima. Elioia nel girone di ritorno è stato il miglior jungler del campionato, ok? Quindi stiamo parlando comunque del membro di questi Mad Lions che gli ha permesso di splendere fino a quel terzo posto. Però abbiamo un nuovo asciugamano da parte di Larsen e questo potrebbe essere la chiave di volta dello stato mentale della corsia centrale verso la vittoria. Ma abbiamo di nuovo Azir, quindi un matchup che abbiamo già visto, già sviscerato in tutte le sue possibilità. È così strano pensare che dobbiamo tecnicamente spiegare che Larsen ha sempre avuto un asciugamano con sé on stage, perché è un anno, più di un anno, sì, che non li vediamo on stage. Eh già. E ora sono tornati, che bello. Davvero felice che Riot sia riuscito a portarli qua. E ora è il momento di portarli sulla landa degli evocatori per il terzo game di questa serie. Rogue Blue Side, Mad Lions Red Side ancora una volta. Vediamo se a questo giro cambiano i risultati. Signori, siamo sulla landa degli evocatori, 1-1. Chi riuscirà a portarsi a match point? Ditecelo voi che ci state seguendo da casa con i vostri hashtag. Hashtag RGE win versus hashtag Mad win. E il tuo hashtag a chi va? Di nuovo Mad Lions, come nella partita precedente la draft mi convince molto. Il draft edge. Sì, penso che abbiano draftato con una chiara idea non solo delle loro condizioni di vittoria, ma anche di quell'avversario. Vedremo se questo poi si andrà a materializzare correttamente. Andiamo a vedere i vari setup di rune. Vi ricordo che per visionare le rune complete potete andare a vederle sull'account Twitter di PG Esports o in chat evocarle tramite il comando punto esclamativo rune. Mad Lions, nulla di davvero particolare, un Elioia che però decide di andare sull'attacco sostenuto, quindi un Volibear che vuole un impatto immediato, non è il Volibear da predatore che vuole gankare più velocemente, è il Volibear che vuole, una volta completato il gank, assicurarsi che il danno sia fatale. Beh, se ci pensi ha senso con quella che è la strategia per andare a aggredire topside. Vuoi un danno aumentato su Sion? Non è facile per Sion fuggire a meno che non flashi via, a questo modo faciliti il lavoro ad Aatrox poi di ucciderlo. Vero. Molto molto vero. Però e è anche molto qualora... specifico. Sì, allora sul molto specifico invece sono meno d'accordo, perché penso che l'intento sia transizionare da un early game lane specifico, okay, a un mid to late game dove vai a divare la backline e vuoi permettere a Vayne o Rihanna, magari con una buona onda d'urto, di andare a cancellare gli avversari. Oh, bravo Kaiser qua. Testata difensiva e spinge immediatamente Ansama via. Karzy aveva preso un bel po' di danni e lo vediamo addirittura zonato dal farm, quindi per adesso sembrano subire un pochettino su quella corsia inferiore. Vediamo Karzy perdere i tre minion corpo a corpo, solo uno ne ha farmato dei primi tre, e perdere anche minion da gittata. È scomodo essere a livello 1 con metà barra degli HP contro Kaisa e Rakan. Situazione per l'appunto. E qua anzi rischia grosso Karzy, costretto alla cura. È morto! Primo sangue ottenuto da parte di Trimby, e livello 2 che arriva ora. Questo è molto brutto. Oh oh, qua Larsen rischia grosso. Arriva il flash, il contro flash da parte di Elioia e Larsen. Bella risposta, sono già 800 gol di differenza con quella singola kill. Aia. I Rogue hanno tante kill quanti minion a Vayne. Wow. Doppio aia. Wow, bro.
Beh, stanno schiantando una grossa ondata sotto torre. Kaiser ha cercato per quanto possibile di andarla a congelare. Adesso arriverà Vayne con i suoi dardi d'argento. O meglio, no, neanche alla capriola, è ancora solo a livello 1. Che situazione tremenda. Sì. Stavo per dire Vayne ha una famiglia, ma non è vero. E riesce Kaiser a bloccare. Sì, blocca il richiamo base, ma guarda quanti danni adesso prende. Arriverà anche l'ingaggio, bello il no capi risposta. Trimby sta rischiando, ma mai quanto Kaiser. Kaiser ha dovuto investire l'ustione per fare da deterrente nello scambio con gli avversari. Ansama sangue freddo, fiducia nell'alleato, si rende conto che non c'è vero pericolo e allora decide di non utilizzare la guarigione. E si continua a combattere botside, l'aver interrotto quei richiami base forzerà per adesso la duo lane dei Rogue a mantenere la loro presenza e il loro presidio in corsia. E tutto sommato va bene così, perché vuol dire che il vantaggio non lo stai subito spendendo. È rischioso, eh? Sì, sarebbe stato troppo rischioso, le lasciano perdere subito. Forse, perché se Trimby riesce a baitare Kaiser, infatti decide di cancellare il richiamo base. Vogliono accomodare l'ondata, dare agli avversari un senso di falsa sicurezza, oppure resettare tutti e basta. Never mind. Alla fine rinunciano. È troppo tempo regalato a Elioia, più che altro. Infatti adesso pari a livello di farm nei confronti del suo diretto avversario, dopo che inizialmente Inspired aveva preso vantaggio. Larsen forzato nuovamente il teletrasporto avversario dopo il proprio, quindi già nella terza partita consecutiva vediamo questo scambio di priorità alternarsi in funzione di un vantaggio di farm però da parte di Larsen, quindi la corsia centrale dei Rogue è felice così. Topside, vogliono combattere. Armut rischia grosso, è già costretto a flashare, Inspire dall'inseguimento, non mi sa che non arriva in gittata per Armut, e infatti il Ghost è andato a vuoto. Lo danneggia leggermente, ma niente di più. Beh, è andato a vuoto, l'hai scambiato con il flash nemico. La spettralità ha comunque un tempo di ricarica inferiore del flash. E su Hecarim, che ha già i calzari della cume di Ionia, prima di premere il tasto di quell'abilità, il cooldown sarà ancora inferiore. Non è triste di questo, perché sulla corsia superiore, dove i Mad Lions avevano dichiaratamente voluto applicare pressioni, magari cercare di utilizzare la priorità di Aatrox nei confronti di Sion, sarà un pochettino più difficile adesso muoversi, perché Sion sta congelando e di conseguenza forzare l'avversario a dover premere oltre la linea di centrocampo, vedere questa grossa ondata che si sta accumulando, vedere Odoamne che sta semplicemente rastittando i minion. Per Armut non è bello giocare quella corsia. Decide di andare per i Boots of Lucidity di Armut, quindi Ability Haste e anche tanta riduzione ricarica su quello che è il teletrasporto, anche il flash. Vuoi spammare abilità e nient'altro. Per Aatrox la velocità d'abilità è sempre stata una statistica chiave. Infatti ricordiamo che quando ancora esisteva la riduzione ricarica vera e propria, il build path canonico di Aatrox era martello da guerra di Goldfield. Se ci prova, qua l'ingaggio purtroppo va a vuoto, onda d'urto invece molto bella da parte di Humanoid. Ha investito però il flash per salvarti. Larsen l'ha dovuto usare prima. E stavo dicendo, appunto, vuoi quella statistica su Armut, chiudendo velocemente il discorso, ti rende la vita comoda contro Odoamne. Odoamne, corpetto di rovi, forzato contro Aatrox, ma non è neanche la cosa della quale sei più felice. Kaiser ha preso ogni singolo proiettile della pioggia di Katia in mezzo a un'ondata di minion. Bizzarro. A dir poco. Poi devo fare il conto statistico con i minion, sono curioso davvero. In ogni caso, Larsen viene bloccato da uno spaccacieli in corsia centrale e questo permette a Humanoid di avere un pochettino di più di tempo gratis su quel quadrante di mappa. Larsen viene costretto, come abbiamo visto prima, alla duo lane. I Mad Lions continuano a mantenere i Rogue fuori dai loro tempi di richiamo canonici. Per adesso questa è una cosa che non ti sta veramente portando qualcosa e quindi vorrei capire in funzione di cosa stanno obbligando questo fuori fase sui loro avversari. Immagino per preparare degli obiettivi specifici a una certa tempistica, a un certo spike che puoi andare a ottenere, ma vorrei capire quali, lo capiremo soltanto vivendo, mi sa. Armut qua che rischia grossa, arriva il knock-up, arriva un secondo, c'è pure Inspired, facile preda, devi solo utilizzare un'ultima Q, nemmeno è necessaria la carica delle ombre. Inspired tranquillissimo. E torna in questo momento la spettralità, tra l'altro. Non ha dovuto letteralmente utilizzare nulla. Odoamne, certo, tra Suprema, Decimare è andato a segno. È bastato per lui camminare in corsia, e per lui sto parlando di Inspired, raccogliere quest'uccisione e muoversi velocemente verso la fase di farming. Trimby però viene aggredito, sì, ma non in maniera decisiva. Bello il no, capi risposta. Tanti danni che vanno su Elioia, che non ha niente da farmare. I Krug non ci sono, non può permettersi di più.
vogliono provare comunque a rimanere in zona, vogliono negare altro farm, comprensibile tutto considerato. Si lanciano, sì, vanno per l'all-in, direttissimo, bellissimo no HP risposta, arriva rallentamento e alla finanza la cade per mano di Carsi. Un'uccisione su Vayne, forse anche una seconda, devono solo tendere i cooldown. E infatti Trimmy che utilizza la prima ustione, bel flash in risposta per evitare il knock-up da parte di Alistar. Arriva la testata in verità. Devono indietreggiare, la spettralità è disponibile, la ci Suprema prova? Anche. Non ci prova, decide di lasciar perdere Inspired. Troppo pericoloso. Sì, purtroppo non c'era davvero molto da fare nel confronto con il duo diretto. Non abbiamo informazioni sull'esperienza di Trimby, non so quanto vicino sia al livello 6, però sì, quello è un margine molto pericoloso. A giudicare dal fatto che Kaiser abbia ancora il livello 5 dopo la rocambolescazione, le placcature, la pressione, le uccisioni, ancora Trimby immagino sia lontano dalla toccata e fuga. Ma non vuoi rischiare. Oh mamma, Humanoid. Per un attimo ho fatto uno step indietro e ero tipo no, non è quella la direzione giusta, figliolo. Anche per Trimby non è proprio la direzione giusta questa. Bello lo stordimento, arriva la serie di controlli pesantissima. Carica delle ombre da parte di Inspired. Azir mi sa che troverà la kill. Oh no! Qua Karzy che si prende la facile last hit su Rakan. Sì, Rakan decide di attraversare il muro, si trova contro una Vayne che lo schianta contro il muro appena attraversato con la sua condanna. E questa è un'altra kill per Karzy. Adesso 2-1-0 sulla sua Vayne. Non ha vantaggio in farm, ma che gliene frega? È una Vayne. Scalerà così bene e così meglio di Kai'Sa all'interno del game. Vayne è un campione eccellente per giocare contro tutti i rogue. Vogliono lottare con degli HP, con delle difese? No. Vayne dice no a tutto quello. Ed è ottima per kaitare, Karim. L'unico strumento vero e proprio che Karim ha per cercare di isolare Vayne è la sua Suprema. Quel terrore d'area può prendere dei preziosi secondi, magari cercare il burst nei confronti di quel tiratore. Ma devi sempre rispettare Vayne. In ogni istante, in ogni momento, vedere una parità in oro, nonostante le belle azioni che sono state portate avanti da parte dei Mad Lions, fa comunque capire quanto avessero già ottenuto in early game i rogue. Ok, il primo sangue di sicuro ti ha aiutato tanto, la pressione topside ancora di più, ma non abbastanza per sbilanciare a livello di farm. Beh, siamo 2-2, quindi alla fine in questa fase di partita è normale che ancora non sia sul tabellone la differenza monetaria. Quello che dobbiamo considerare non è tanto il farm, ma come sono distribuite queste risorse. Perché è vero, i rogue riescono a mantenersi alla pari, ma per i Mad Lions, che hanno una composizione molto Vayne-centrica, tutte le risorse sono su Vayne, e quindi sono esattamente dove le vuoi. Per quanto riguarda i rogue, invece, avere un'uccisione su Rakan e un'uccisione su Hecarim, che sarà un tank, purtroppo non è lo stesso a livello di traduzione sia nel mid che nel late game. Quindi sì, è vero, il tabellone livello è alla pari, 6, ma... va per l'ingaggio, bello il knock, bello l'all-in ed è abbastanza facile. Karzy ha preso un po' di tempo, lo stesso si può dire per Kaiser, alla fine la carica delle ombre arriva, sarà il colpo di torre, no, il red va a trovare lo shutdown per Inspired. Bene così, devono ingaggiare su Vayne, devono bloccarla il più possibile, il più a lungo possibile. Quindi ottima intuizione su quelle che erano le intenzioni di pressione di corsia, vanno a rispondere e lo fanno molto bene. Larsen invece deve fuggire al momento alle aggressioni di Humanoid, che però ha utilizzato l'onda d'urto, quindi il trade e la barra degli HP è giustificata. Armut continua a picchiare Doanne e qui vediamo il motivo per il quale sia scomodo avere il corpetto di Rovi contro Aatrox. Chiamo base potenziato dall'Herald, rivediamo l'azione bot side. È stata proprio un'ottima lettura, niente di più, niente di meno. Da parte di Trimby, sfruttare in questo modo quella lingua d'ombra dal cespuglio dopo essersi assicurato che non ci fosse visione nemica, riuscire a trovare la toccata e fuga, riuscire quindi a immobilizzare, isolare Vayne. Non uccidere Alistar ti importa relativamente, perché comunque era Vayne morta il tuo obiettivo, una Vayne che smette di farmare in corsia è il tuo obiettivo. Una Vayne che ti regala uno shutdown su Hecarim che comincia a distanziare un minimo Volibear. Deve ancora tornare in base per acquistare i suoi oggetti, immagino, perché Volibear ha già il Kentank. Poi guardo l'inventario e dico, aspetta, quel Volibear non ha un paio di scarpe. No, non gli servono, lui è un orso, può correre. Gli servirebbero due paia, quello è il problema, forse. Beh, considerando che corre a quattro zampe, effettivamente forse sì. Evocazione del messaggero in corsia inferiore. Karzy, qua rischia grosso Trimby, bellissimo quello stordimento. Trimby rischia di morirci, Karzy deve soltanto continuare a correre. E infatti arriva l'ora finale. Rakan prova il controingaggio, ma è morto per mano di Kaiser. Inspired voleva intercettarlo. Arriva il knock-up, arrivano i controlli. Karzy invisibile, prende tempo contro Inspired. Volano un sacco di teletrasporti, in primis da parte di Mad Lions. Humanoid e Armut che subito si uniscono al fight. Alla fine non concludono, onda d'urto per costringere l'Amne anche al flash. Messaggero con la testata, mi sa.
Sì, riuscire a trovarla dalla distanza. Nel frattempo viene anche punito tutto in quel quadrante di giungla da parte dei Rogue, perché i Mad Lions stanno raccogliendo i campi, hanno accumulato una gigantesca ondata sotto torre, i richiami base non vengono neanche interrotti da parte di Odoan, il cercatore del vuoto per dare un po' di farmaca esa dalla distanza è anche a vuoto, e i Mad Lions in uscita raccolgono anche il drago. Di nuovo un'azione totalizzante sul quadrante inferiore di mappa. Avevano già anticipato i Mad Lions che il vantaggio e la priorità topside erano tutte in funzione di questi teletrasporti bot, e qui abbiamo visto dei bei teletrasporti. Il messaggero che trova il primo mattone, il doppio stordimento nei confronti di Trimby. Karzy avrebbe potuto flashare in avanti e trovare la kill, sarò sincero. Però decide di risparmiare il flash, e a posteriori questo l'ha salvato, perché quando è arrivato il momento di combattere contro Inspired, quella carica, quel danno, Hecarim è molto forte nella sua versione tank, perché il danno flat del campione è esorbitante. Flash addirittura per sfuggire all'onda d'urto. 3 a 3, le placature stanno anche per cadere. Topside c'è stato lo spostamento delle due duo lane. Volibear però deve ancora arrivare, mentre Inspired è già lì in zona. Vogliono zonare Karzy e Kaiser dal farm. Quella doppia ondata di minion è bella gustosa. Sì, per Vayne sarebbe davvero il massimo riuscire a farmarla tutta. Karzy e Kaiser probabilmente sono morti. È arrivato il dive da parte di Inspired. Carica delle ombre che sì, ad ora non è nemmeno stata necessaria. Kaiser è in vita e Lioi è finalmente arrivato. Eccola che viene utilizzata. L'ultimo colpo di torre alla fine arriva, ma salvo Inspired. E ora arriva anche Larsen. E ora mi sa che parte il secondo dive. Beh, e Lioi ha la suprema, eh. Stiamo parlando comunque di due campioni molto tankosi. Kaiser, la sua non ce l'ha, ma può mettere giù dei controlli importanti. Non sono quelli campioni che vuoi divare, anche perché, come già detto prima, l'unico obiettivo in queste piccole, brevi schermaglie da parte di Rogue è allontanare Vayne dal farm. Portare quei minion ad essere obbligatoriamente farmati o dal jungler o dal supporto, o altrimenti immolati ad una struttura, è tutto quello che i Rogue vogliono. Finché raccolgono le uccisioni, però, e le mettono su Hecarim. Quell'Hecarim può snowballare anche da tank, è vero? Ma vorresti quella Kai'Sa con un minimo di vantaggio. Sai che quasi quasi comincerei a pensare, chissà come mai Karzy non si fa l'arco scudo immortale. So che è una grossa perdita di velocità d'attacco con gli oggetti, con l'oggetto mitico e la passiva del mitico, ma il tuo unico scopo è sopravvivere al burst in questo game. C'è quel pancino iniziale e poi il danno va a calare, perché Larsen non ha un tempo letale e non va per velocità d'attacco. Trimby trovato fuori posizione, mamma mia Humanoid quanto sei bello. Un'ultima Q, no! Per un soffio! Oh! Trimby che bravo subito a fuggire su Larsen, e anche Larsen bravo a dargli l'assist per fuggire. Bello, ma non abbastanza, sembrerebbe, perché nonostante l'onda d'urto sia andata a sovrascrivere lo spostamento dell'entrata trionfale, quindi ricacciando più vicino ai suoi compagni di squadra il povero Rakan, alla fine Trimby si salva. Humanoid pensava probabilmente di averlo già ucciso, e quindi il cercare l'inseguimento ha non solo necessitato il flash, ma non ha poi portato nulla di fatto. Larsen ingaggiato. Qua. Sì, Larsen, bello il flash di risposta, subito fugge via con le sabbie mobili, ma sta arrivando Armut, scorta imperiale difensiva, cerca l'all-in, secondo knock-up che arriva, sta arrivando il trenino Thomas però, e Armut adesso trova un secondo knock-up, e Lioi allo la stitta, e Trimby per quanto ci provi è troppo fragile, non può permettersi tanto, Humanoid si vendica prendendosi finalmente l'uccisione, Odoamne senza flash e quindi non può fuggire via dalla furia di questi knock-up, che sia un Aatrox, che sia un Alistar, tu voli per aria! Li stanno devastando lentamente ma in maniera inesorabile. I Mad Lions continuano a mettere risorse nelle tasche di tutti. Questi ingaggi con un Aatrox comunque da succhiasangue, quindi sembra che il trend dopo i nerf allo spezzapassi stia diventando totalizzante verso quell'oggetto, un ritorno alle origini per lui. In ogni caso è riuscito a mettere giù i danni, e stavolta non è un Aatrox che ha bisogno di essere lui la fonte di ingaggio, è un Aatrox che ha Orianna, è un Aatrox che ha Volibear, che ha Alistar. Quindi può giocare intorno al sustain. Esattamente, penso che sia più per quello. Hai così tante fonti di ingaggio che sarebbe overkill andare di spezzapassi. Esattamente. Armut, tra l'altro, con il flash attraverso la scorta imperiale per poi mancare la catena infernale. Ma cercano di nuovo Trimby. Eh sì, perché tanto Brother è facile Trimby. Uccidere Trimby. Brother Trimby purtroppo è morto per mano di Kaiser, oltretutto. Overfed, quel Alistar ha più kill del mid laner e del top laner. Ouch. Humanoid danneggiato dalla struttura. Come mai stava bersagliando lui? Non c'era il minion abbastanza vicino. Strano. Però al di là di tutto... Lion di su Sion. Giusto. È che non sono più abituato a vedere il Liandry adesso sulla corsia centrale. Tantissimi maghi si sono spostati verso il Luden. Come tra l'altro vediamo di nuovo Larsen.
Per Larsen potrebbe essere necessario iniziare a cambiare Karsi qua, che rischia grosso, arriva il terrore d'aria, Anzava finalmente va per l'all-in, bello il knock-up, cerca di prendere tempo quanto possibile Kaiser, ma non basta, non contro il burst dei Rogue. Capisci perché dedico l'arco scudo immortale? Sì, sì, sarebbe stata un'opzione, ma per Vayne vuoi lavorare sull'hyperscaling. Lo so. Il problema dell'arco scudo immortale è che non porta Vayne ad autoscalare Kai'Sa. Kai'Sa è lì con quel uccisore di Kraken, ma Sabinabili ancora disponibili, Larsen decide di utilizzare la scorta imperiale per salvarsi. Bella idea, c'è pure di trasporto a parte Sion, anzi prova a ingaggiare Armut qua che si trova tu per tu con Larsen. Ringrazia, felicissimo della situazione Trimby, che ora cadrà un ultimo colpo di spada. Doppia uccisione trovata, Elioi a prenderselo. In tutto ciò però Inspired è sul drago dell'oceano. Sono abbastanza confuso dalle intenzioni di Larsen. Il reingaggio era quanto di più esoso possibile. È un singolo drago dell'oceano, quindi una ricompensa inutile in copia singola. Infima. Va a scoprire quello che è l'elemento portante e abbiamo quindi la landa montuosa. Attenzione Odoanne. Costretta alla suprema difensiva per evitare l'onda d'urto di Humanoid. Prende il danno ma non il controllo pesante ed è questa la cosa importante in questo frangente. Elioia inoltre dopo le due uccisioni non si accontenta di quella scorpacciata ma si porta direttamente sul messaggero. E scambiare messaggero con un drago dell'oceano in copia singola, io sarei felice anche solo di quello scambio. Se poi ci metti due kill on top è fantastico. Probabilmente non si aspettava Armut, ma non avevi visione su Armut, quindi te lo devi aspettare. È stata proprio una mancanza di considerazione sulle risorse nemiche. Hai obbligato il teletrasporto di Odoanne via da una corsia laterale dove stava prendendo priorità solitaria, solo per poi perdere il fight. Armut si prende la struttura in solitaria e sarà la seconda dei Mad Lions, ma senza prima dimenticarsi di far perdere tutto quel farm agli avversari. Sì, solo nel momento in cui vede Azir arrivare dice ok, tiro l'ultimo colpo e me ne vado al volo. Lo scopo è questo, vuoi negare farm e può sembrare come una banalità, ma rallentare ogni volta, ad ogni occasione di 60 o 80 gold qualcuno dal raggiungere le proprie spike, cosa sono? Una decina, una ventina di secondi in ritardo. E non è cosa da poco. Anche perché finalmente Humanoid vanta un out farm nei confronti di Larsen all'interno della partita. Oh, è una cosa che ha inseguito tanto con quell'Orianna e finalmente l'ha raggiunta. Si combatte in giungla? Direi di no per ora. Non per ora. Elioia e Trimby che si scambiano visione attraverso i lumi di controllo. Rimossa visione lì in quel corridoio per arrivare verso il fiume. E rimossa visione anche nel bush. Una cosa che adoro di questa skin di Volibear è che quando viene stordito fa una mezza animazione di canalizzazione. Si agita in maniera veramente strana ed è buffissimo da vedere. Facci caso, dovesse prendersi un altro decimare in testa. Sì, per favore, voglio vederlo. Probabilmente è quel momento in cui fai... Esatto, esatto. Uno dei motivi principali che ha portato i Mad Lions a non voler ingaggiare è che Vayne era in sideline a farmare. Adesso Vayne si sta continuando a muovere in quest'opera di sponda tra le due corsie laterali per accumulare quanto più possibile in un tentativo di traduzione verso un mid-game in outfarm verso Ansama, ma purtroppo non sarà possibile. Ansama lo vedo abbastanza in forma con questa Kai'Sa e d'altronde per lui è la prima partita dove si trova a dover fare il DPS e penso sia tanto felice di ciò. Oh oh, Ansama che ci fa lì. Kaiser non può comunque ingaggiare perché non c'è qualcuno a fare follow up immediato. Ora invece sì, infatti eccola che arriva Elioia, subito spinto via per mano di Inspired. Decidono ok, ci giriamo su Inspired, va bene così. Onda d'urto potrebbe arrivare, bello il knock up, costretto alla suprema difensiva e già questa è una vittoria. Non solo. Guarda il messaggero mid. Esattamente, trovata la testata direttamente sulla struttura interna. Il santuario di Giorgio va a scongiurare o anche no l'aggressione al barone Nashor. No. Vogliono obbedire gli avversari, Inspired aveva appena resettato. Questo potrebbe essere un colpo di genio o un colpo di follia. La linea è molto flebile che separa le due cose. E infatti i Rogue subito disingaggiano, Kaiser si rende conto di essere sotto visione, arriva il tentativo di ingaggio di Armut, bel knock up su Trimby, ma arriva un contro knock up da parte di Odoamne che costringe Humanoid a flash difensivo. Arriva la carica di Ekari, spinto contro il muro, stordito, non ha la suprema per disingaggiare, infatti c'è lo shutdown da parte di Armut e ora cercano l'inseguimento ai danni di Trimby, flash subito da attraverso il muro. Nonostante tutto Sion fugge via, non so come driftando su tre muri, ma poco importa, i Mad Lions ora vanno dritti sul Baron. Il jungler avversario è morto e anche volendo la punizione non era disponibile, quindi questo è un Baron tranquillo. Con Larsen in zona a livello 13, un bel po' di risorse
tranquillo è tra virgolette. Humanoid LTP sta recollando, adesso alle arriverà spalle in zona. Oh, non lo sanno ancora. Infatti c'è l'ingaggio da parte di Lioia, che si lancia in avanti in mezzo al fight. Stordito in tutto ciò, Azir va per la chiusura. Humanoid Larsen con la scorta imperiale, troppo tardi. Odo Amne adesso deve essere ucciso prima di fare il barone Nashor, perché sennò è un Sion che ti picchia mentre fai il baron. 41.300 gold a 36.000, e in baron non c'è ancora. Quelli saranno 7.000 gold di vantaggio per i med. Se non muore anche Trimby andando ad esasperare tutto questo, è tornato in vita Inspired alla punizione, è ma tardi. Kaiser è bravissimo ad isolarlo, anzi Inspired potrebbe morirci. Sì, sì, ci muore. Ci muore! Sì, no. Prende almeno Alistar, prende il contentino con quello shutdown, il flash in avanti per il knock-up, l'ace! E adesso sono quasi 7.000 unità di vantaggio a causa dello shutdown, ma guarda che bel fight che hanno fatto! E il round 2, se possibile, è finito ancora peggio del round 1. Armut va ad ingaggiare frontalmente. La guarigione anche solo su Trimby data da quel succhia sangue è stato enorme. Ma no, perdonami, questo era solo il round 1, quello con Ekarim ancora vivo. Effettivamente sì, Humanoid era ancora nella porzione iniziale, stava aspettando il ritorno del suo teletrasporto prima di unirsi al combattimento. Sì o no, si è mosso bene tra i muri, su quello sono d'accordo. Ed eccolo qui, il round 2. Sono stati molto metodici i Mad Lions, non hanno avuto fretta o paura di utilizzare Humanoid, gli hanno dato tutto il tempo di recollare, teletrasportarsi nelle retrovie, e avevano subito un sacco di danni ad aria in tutto questo, quindi il terrore e la paura di doversi inchinare all'imperatore di Shurima c'era, ma una volta che poi Larsen è stato isolato, il problema è venuto meno. E Lioia che comincia in solitaria a farsi questo drago della montagna, decide di rimuovere i lumi per sicurezza, non si sa mai, vuoi prenderti l'obiettivo in tranquillità senza che qualcuno venga a disturbarti. Mad Lions ora hanno 2 minuti con questa mano del barone e devono sfruttarla bene. La pressione è già sulla corsia centrale ed inferiore. Sulla corsia superiore uno slow push impostato da parte dei Rogue impedisce al momento ai Mad Lions di prendere priorità di mappa, ma non ti importa perché le strutture te le stai portando a casa. Ricordiamo che sulla corsia centrale l'ingaggio del messaggero precedentemente aveva già danneggiato sensibilmente la struttura, che infatti viene distrutta con un paio di basic e l'aiuto dei minion. Si assedia fino alle torri dell'inibitore? Sembrerebbe di sì, con Armut già lì a portare le ondate e a cercare come possibile di proteggere i minion cannone. Odone sperava del passo in avanti di Armut che avrebbe permesso il knock-up. Qua, tanto intimoriti dalla pressione, Explash da parte di Alistar solo per minacciare. Anche Orianna si è spostata dalla mid lane su questa bot lane. Vogliono spostare Karzi mid. C'è anche già Elioia in zona ad accompagnare l'ondata. Più che altro... Passo. Onda d'urto addirittura, quanti danni su Odoamne, non tanti quanto speravi magari. Più che altro la rotazione di Orianna è perché Orianna stava aspettando l'ondata. Nel momento in cui tu vuoi andare su un assedio su due ondate, non fai quello che abbiamo visto nel game di prima col barone. E lo spieghiamo poi nel dettaglio perché comunque Lioia viene aggredito. Rischio grosso, infatti è costretto alla suprema difensiva. Sta arrivando Inspire per la spinta nei confronti del suo compagno. Ma questo vuol dire sacrificare la torre botlane. Per i Rogue questo è un grosso azzardo e non ha ripagato. Già, non sono riusciti a trovare l'uccisione, corre troppo al momento l'orsacchiotto del tuono e Armut è lì, imperituro, infinito, inarrestabile di fronte al team nemico. Una frontline che sembra valerne 10 e non è neanche un tank. Kaiser non ha dovuto utilizzare nessuna risorsa, Flash e Suprema disponibili. L'assedio si sposta in corsia centrale. Karzi senza Flash è l'unico un po' minacciato dalle possibilità di ingaggio dei Rogue. Ma non c'è la carica delle ombre di Inspired, quindi uno degli strumenti più forti non c'è più. Bell'ingaggio da parte di Kaiser, la torre viene abbattuta, Rakan alla fine spinto fuori. Karzi che sta cercando di caitare, ma viene abbattuto immediatamente da parte di Larsen. Subito dopo la risposta, in cui eliminano Ansama, cade pure il supporto e anche Azir. I Rogue qua che cedono il passo e questo purtroppo costa caro. 3 uccisioni su Orianna e forse anche il game. I Super Minion stanno avanzando dalla corsia inferiore. L'ondata che vede i Super al suo interno ancora non è arrivata. Per adesso abbiamo un Minion cannone. Il buff del barone Nashor, già scaduto da 30 secondi, non li aiuterà in questo ingaggio, ma non c'è più DPS da parte dei Rogue, cercano come possono di difendere. L'onda d'urto è micidiale. Sì, purtroppo qua hanno tirato ancora di più la corda i Rogue. Hanno preso sì qualche istante in cui devono adesso prendersi gli inibitori Mad Lions e quindi poi dovranno fuggire via, ma sono comunque usciti vittoriosi. Questa era una singola mano del barone ed erano 4 torri e 2 inibitori. È una gold lead adesso di 10.800 unità. Quindi siamo vicini alle 11 con i Mad Lions che hanno gestito bene la separazione dei punti di pressione. No, sono nel solo momento in cui Ekarim era stato. Ekarim, scusami, era andato ad aggredire Volibear. Volibear è riuscito a prendere tantissimo tempo con la Suprema e gli HP extra. E questo aveva portato l'assedio di successo bot side. Ma i Mad Lions il colpo di genio non l'hanno avuto sull'accesso alla bot side perché quello era scontato. Quanto quello alla corsia centrale.
Una tripla uccisione di Orianna che arriva dopo che tutte le risorse sono state baitate nel cercare la morte di Karzi. Karzi sta facendo quello che una Vayne deve fare, ovvero prendere attenzioni su di sé. Hai sempre il costante terrore che Vayne venga aggredito e a un certo punto non fai altro che rispondere. Sì. Topside, Karzi che adesso accompagna un'ondata di minion. Hanno la pressione bot, hanno la pressione mid lane. Adesso viene spottata Vayne. C'è pure il teletrasporto di Orianna, quindi il focus è nel premere al massimo, il più possibile, tutti insieme. È comodo farlo sulla corsia superiore, d'altronde la pressione negativa che Larsen stava applicando. Oh, arriva la carica, tentano l'ingaggio su Karzi, Humanoid è costretto al flash difensivo, Karzi trova la prima uccisione, subito dopo c'è anche la presenza di Volibear e purtroppo i Rogue hanno sottovalutato il danno colossale dei Mad Lions, guardali come cadono uno dietro l'altro, quattro membri già morti, Larsen è l'unico rimasto in vita, il flash difensivo per prendere qualche istante in più, Eliavi è pronto con lo stordimento, subito arriva la scorta imperiale, Larsen spinto verso la struttura, alla fine le sabbie mobili lo salvano, ma che salvezza c'è quando la tua base è a pezzi! Signore e signori, questa sarà vittoria, sono i Mad Lions a portarsi direttamente a match point, un draft edge massiccio da parte loro per due partite consecutive, e lì dove la prima è stato uno scivolone che ha visto i Rogue riuscire ad approfittare di uno snowball da parte dei loro mid laners, una volta identificato quello, i Mad sono impennati! 2-1 adesso sul match point i Mad Lions e minacciano i Rogue. Ora la tensione comincia a salire, i Rogue di solito ottengono il controllo stretto delle best of five. Questo è inaspettato. Lo cedono sempre. È inaspettato fino a un certo punto, nel senso che abbiamo sentito parlare tanto delle gesta di questi Mad Lions da playoff. Vero. All'interno delle scrim, e quindi noi magari non ce lo potevamo aspettare con i dati che avevamo alla mano dalla stagione regolare. Reckless ieri è stato chiaro, questi Mad Lions vanno rispettati. Inoltre abbiamo avuto modo di intervistare i Mad Lions e abbiamo sentito le parole di Humanoid. Per loro questi Rogue sono l'avversario da battere. Si rendono conto che andandoli a sconfiggere adesso e quindi assicurandosi un posto più alto all'interno del upper bracket, per loro la possibilità di guadagnarsi un terzo posto o un secondo posto è praticamente concreta all'istante. E non vuoi altro se sei nei Mad Lions. Vincere questa partita effettivamente ti va a mettere praticamente automaticamente in terza posizione, perché poi sarai contro i G2 per vedere chi arriverà in finale. E poi sei in semifinale. Esatto, quindi per chi vince questo game vuol dire chiudere lo split almeno terzi. È cambiato il sistema di qualifica per i mondiali in Europa. Adesso tutti i seed dell'Europa che si qualificano al mondiale vengono determinati tutti dai playoff del Summer. Ma ai playoff del Summer non ci si qualifica con la stagione regolare del Summer, ci si qualifica con un punteggio misto tra la stagione regolare del Summer e i playoff dello Spring. Questo significa che un terzo posto nei playoff dello Spring vale quanto un terzo posto nella stagione regolare in Summer per posizionarsi comodi verso il mondiale. Questo è uno Spring troppo importante per questi Mad Lions, così importante che hanno fatto 30.000 danni con Jinx senza neanche piccarla in partita. Questa è una cosa davvero incredibile, riuscire a proporre due volte di fila a un campione nonostante fosse stato bannato vuol con dire che gli stessi danni poi è metodici, è coerenza, è semplice coerenza da parte dei Mad Lions. Gli piace far capire alle persone che loro sono un team aggressivo che sa proporre perfettamente e che riesce a fare tanto wow dalla corsia centrale. Quei danni mi stupiscono ben di più. Beh, abbiamo visto quell'Orianna, quante volte è stata protagonista, quella tripla uccisione che abbiamo visto sulla corsia centrale, che alla fine ha utilizzato Orianna come perno del team. Vayne era un bait vivente. Sì. Vayne qui doveva veramente fare Vayne spotting, doveva semplicemente continuare a fare danno contro gli avversari, assorbire i cooldown su di sé, e Orianna era libera di fare il devasto. Beh, pensateci, quando attiva l'ora finale Vayne, che cosa succede? Hai momenti di invisibilità e i tuoi avversari, se non ti vedono, come fanno a ingaggiarti in maniera efficace? In primis Hecarim non ha un target. Già. Qua è stato uno dei momenti in cui hanno cercato l'all-in su Larsen e poi hanno trovato ben più risorse di soltanto Larsen. Grande Kaiser di nuovo. Kaiser, c'è poco da dire, è uno dei migliori supporti d'Europa e Kaiser è un supporto costante nelle sue performance. Le sue performance sono sempre ottime nella vittoria, nella sconfitta. Anche lui, umanamente parlando, ha avuto delle partite no ogni tanto. Ma quando vedi in tre partite consecutive una performance da almeno 8 e mezzo, se non ancora di più da parte sua,
devi iniziare a discutere di come tenerlo a bada, perché stavolta non era neanche trash, non era neanche quel sempreverde, quel campione in grado di abilitare sia in senso offensivo che difensivo ogni altro campione nel proprio team. Era un Alistar, l'ABC del meta. Un po' te la vai a cercare quando drafti Losing Lane contro Alistar, è anche vero. Però, e questo fight è stato il fight chiave, non tanto perché è il fight che ha veramente deciso la partita, ma perché è stato il fight dove i Mad hanno dimostrato di avere una chiara lettura degli avversari, una chiara posizione mentale su quelle che erano le loro risorse. E da qua Odomne ha cercato di prendere tempo per quanto possibile, ma non puoi fare nulla quando ti muoiono i due carry in apertura del fight. Grazie al bellissimo stordimento trovato da Lioia, il teletrasporto di umanoidi dalle spalle per chiudere e barstare Kai'Sa'. C'era tutto quello che andava fatto in questa schermaglia. E Trimby cerca come può di prendere tempo, ma Kaiser, di nuovo bravissimo nello zonare con pochissimo mana e un terzo dei suoi HP, il jungler nemico. Non doveva fare altro. E ok, alla fine c'è morto, ma anche Inspired ha dovuto subire la furia degli avversari e scambiare così una carneficina non è quello che vuoi. Vedere questo ingaggio, che erano così convinti di avere abbastanza danno, non so come. Cosa ti faceva pensare di avere il danno necessario per uccidere Vayne? Il punto è che qui non era più Vayne il tuo bersaglio. Questo è stato l'unico fight che ci ha dato un segno di lucidità da parte dei Rogue dentro la partita, perché il bersaglio non era più Vayne che stava baitando troppi cooldown, ma è diventata immediatamente Orianna. Infatti, Orianna è stata inizialmente sbalzata dalla combinazione di Rakan ed Ekarim, ma è entrata subito in stasi dopo aver messo giù l'onda d'urto. Quindi una marea di danni, un'Orianna che inizia a bersagliare ma che non puoi più toccare, e tra la stasi di Orianna e l'invisibilità di Vayne, ha voglia a cercare di ingaggiare e purtroppo non avevi da cavare un ragno dal buco. E bravi Mad Lions, nulla da dire. Davvero complimentoni a loro. E una volta che Orianna è il tuo focus, Vayne è libero di fare DPS, quindi le conseguenze sono abbastanza immediate e ovvie. Signore e signori, siamo al match point. Stiamo per entrare in quella che è la quarta draft di questa serata e forse i Mad Lions riusciranno finalmente ad abbattere questi Rogue. Ma prima è il momento di un break, è il momento di un KitKat. A fra poco. What a great game, everyone. I think I know what you need. Here, catch! Not again. Even the biggest champ needs a break. Don't lick it. Fonsis, se non ti le... godi solo a metà.